Sono GameSummer, come oggi siamo sul nuovo video gameplay e oggi giochiamo a un gioco che si chiama Larrex, che parla di un dinosauro. Allora, togliamo la pubblicità. Ok, il gioco è pronto. Come stavo dicendo, questo gioco si chiama Larrex. Partiamo con il livello 1. Allora, i tasti sono questi. Aspetta, c'è una personcina. È scappato. Come potete vedere, questo gioco fa altamente schifo. Nel senso che la grafica non è molto accurata, ma questo è solo il primo di tanti. Perché la cosa che non capisco è che di questo gioco ci hanno fatto tantissimi sequel. Saranno tipo, hanno fatto tipo 4-5 giochi, 5 varianti di questo gioco. È bello che sono andate sempre più, hanno migliorato. Addirittura in un sequel di questi c'è il dinosauro qua, la Rex, che chiameremo Pippo per gli amici. Questo dinosauro lo chiameremo Pippo, che è armato di minigun. Ancora, per finire il livello dovremmo prendere tutte le persone che sono scappate, ma io non le vedo, queste persone. Dove sono le persone che sono? Ah, si nasconde. Ok, abbiamo fatto il livello. Andiamo al traguardo e andiamo a fare il livello 2. Sta caricando la pubblicità. Allora, ora facciamo il livello 2. E si sono sfasciate. Si sono fasciate le casse del computer. È caduto pure il mouse. Questo computer cade sempre più a pezzi. Si è sfasciato l'audio. Questa cosa non me la spiego io. Fino a prima funzionava. Posto, guarda, si sono sfasciate le cuffie. È inutile che gioco, si sono sfasciate le casse. Vabbè, scusate per questo piccolo inconveniente. Ora c'è pure la polizia. Ma giocheremo senza audio. Non penso che sia un problema. Dobbiamo sfasciare qua il negozio. E se abbiamo fatto il livello. Allora, a questo punto proviamo a cambiare gioco. Giochiamo a Spari un metro. Questo gioco è un gioco che conosco. Spari un metro si chiama. Praticamente è una squadra speciale che spara, ovviamente, nella metro. Ecco, funziona questo l'audio. Non è manco online questo gioco. Allora, qua abbiamo le munizioni, le prendo.
ha una grafica alquanto discutibile, ma per un gioco gratis che non ci vuole manco il download, che cosa puoi desiderare? Abbiamo pure Bazooka, mi hanno ucciso. Ok, è molto difficile comandare perché si banca ogni tanto. Un'altra volta non mi ha visto, ma mannaggia, è difficile perché non è fluido, il movimento non è fluido per niente. Ok, l'ho massacrato. Tutto questo, i miei amici dove sono? Gli alleati dove sono? Eh? Dove sono? Un cammino. Ma perché porto solo il video? Ma perché porto giochi così schifosi? Perché io gioco a sti giochi? Non potevo giocare a giochi normali. Perché devo giocare a sti giochi per il computer? Che non sono neanche per il computer, perché sono giochi online che fanno altamente schifo. Poi sarò pure io che non sono bravo, ma morire sempre non è una bella cosa. Poi sì, sono io che sono scarso, ma è anche, no, non è fluido per niente il movimento, cioè, si lagga. Posso, fatemi sapere se fatemi sapere qui sotto nei commenti sotto nei commenti del video, chi ha un computer e può giocare a questo gioco, se anche a voi vi lagga o è un problema di connessione mio. Intanto mi hanno ucciso un'altra volta, abbiamo perso, ma ce ne facciamo un'altra partita. Si è buggato, cammino da solo, che okay, a posto si è sbuggato. Allora scendiamo, ancora non c'è nessuno. Ah, così si mira. Ah. Si fa. Allora. Ok, uno è morto. E io sono morto. Io vorrei vincerlo una partita, almeno una volta. Ok, quella poca vita, quella poca vita. E vabbè, quanti sono, eh? E vabbè, 30 mentre piove. Ovviamente uno sta in quarantena, deve giocare a questi giochi schifosi. Non è che potevo giocare con la PlayStation, no, no, questi giochi qua. Non ce la fa neanche a saltare bene. Guarda, non sai saltare manco dei sacchi. Ecco, con un piccolo lag. Tralasciare la faccia cattiva che c'è sopra i nemici per far capire che sono cattivi e si deve sparare. Guardare l'animazione delle persone quando muoiono, che c'è il fantasmino. Facciamo, questa è l'ultima partita, se la vinciamo vinciamo, se non la vinciamo
pazienza, perché siamo arrivati a 10 minuti, ragazzi. Spero che il video vi sia piaciuto. E beh, basta, spero che il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se volete ancora video di questo tipo. E bella ragazza.